definite proprio goals, come vengono anche chiamati dall'agenda 2030. Ecco, quali sono gli obiettivi imprescindibili? Cioè, comunque alla fine di un determinato percorso, secondo voi, secondo il vostro confronto, avete individuato come quelli che assolutamente sarebbe auspicabile riuscire a raggiungere? Bene sia, ci siamo concentrati sugli obiettivi, abbiamo deciso però di introdurre questi obiettivi con un capitolo dedicato apposta all'educazione. Educazione perché nei nostri confronti, appunto durante i primi mesi della pandemia, è emerso tanto come filo rosso quello dell'educazione, l'importanza di essere persone che vanno a documentarsi, che si aprono all'informazione sui libri, ma anche nel confronto, insomma, tra di noi, con chi ne sa più di noi, ecco, che l'importante è fare autoformazione. Questa autoformazione poi ci mette anche nelle condizioni di poter dare un parere ed essere informati. E confrontandoci tra noi ci accorgevamo appunto che venivamo da percorsi diversi e quindi il desiderio un po' comune era quello di fare dono di questa conoscenza. Ci sentivamo anche fortunati, insomma, per il percorso di studi che abbiamo potuto seguire, cosa non scontata in tutto il mondo. E quindi ci sentiamo un po' in dovere di rendere partecipi di questa nostra conoscenza anche altre persone, allo stesso tempo aprirci verso gli altri. Per cui da questa premessa siamo partiti un po' con il primo goal, che è lo sviluppo sostenibile, un po' quello che ci ha aperto la strada nei nostri primi dialoghi, quindi partendo dagli obiettivi dell'agenda ONU 2030, che è appunto un'agenda che definisce con molta chiarezza alcuni obiettivi che si intende raggiungere tra il 2020 appunto e il 2030. E, abbiamo distinto la sostenibilità in tre ambiti, che sono l'ambito ambientale, quello economico e quello sociale. Quindi, partendo proprio dall'inizio, lo sviluppo sostenibile è identificato come quello sviluppo che ci permette di andare avanti senza compromettere alle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Che in alcuni casi sì, è vero, si riferisce alle generazioni future, ma in altri anche già a generazioni presenti che però stanno subendo le conseguenze di alcuni fenomeni che sono già in atto, ecco. Quindi partendo un po' dal concetto di sostenibilità ambientale, ci siamo soffermati su quelli che sono i sistemi che regolano un po' il nostro ecosistema. Per cui anche quest'anno, in particolar modo il 15 maggio del 2023, si è verificato l'Overshoot Day, ossia il giorno in cui noi abbiamo esaurito tutte le risorse che il pianeta ha messo a disposizione per il 2023. Cioè abbiamo un tasso di consumo molto più rapido rispetto al tasso di rigenerazione delle risorse del pianeta. E per un anno magari ce la possiamo cavare, però più andiamo avanti, visto che questo era successo anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, queste risorse finiranno. E quindi diciamo che la sostenibilità ambientale, il nostro modo di porci nei confronti dell'ambiente, andrà poi a influire anche e già lo sta facendo, sul sistema economico e sul sistema sociale. In particolar modo, appunto, soffermandoci sull'economia, ci siamo focalizzati sul fatto che comunque l'ambiente sia un po' alla base dell'economia, perché fornisce le materie prime per tutti i materiali che poi vengono commercializzati. È un po' il posto in cui il materiale si rigenera, dove vengono riposti i rifiuti, che la terra riesce a rigenerare, dar nuova vita, ed è anche un po' ha un ruolo funzionale relativo al turismo, attività ricreative che offre gratuitamente. E quindi la base dell'economia, per cui anche il sistema economico, se non riesce ad accorgersi, insomma, di questo sfruttamento indiscriminato, rischierà poi per pagarne le conseguenze e i danni, e questo pagare le conseguenze avrà sicuramente un costo maggiore rispetto ai costi che potrebbero essere messi in atto adesso per far sì che queste conseguenze siano evitate, per prevenirle.
E il sistema economico e quello ambientale sono inevitabilmente legati al sistema sociale, appunto perché, come si diceva prima, le conseguenze le stiamo già vedendo su alcune popolazioni e le continueremo a vedere in futuro. Quindi si parla di disuguaglianze in termini di ricchezza, anche se il concetto di ricchezza è relativo. Quindi questa crisi in cui ci troviamo deve essere un po' il primo obiettivo principale, perché è da questa consapevolezza, da questa emergenza che è possibile, e solo con questa conoscenza assodata che è possibile poi portare avanti una politica che sia oggettiva e concreta.